anche per me la prima volta che mi diverto così tanto. E quindi la prossima volta... La prossima volta? Mi piacerebbe sostenere ancora un incontro con te non appena le tue braccia saranno del tutto guarite. Ma davvero? Sei sicura? Sicurissima. Bene, adesso devo imbarcarmi. Che cosa c'è che non va, Jenny? Mi sembra che tu non stia bene, mi sembri un po' triste. È perché te ne vai, Jody, mi dispiace molto. Ah no, Jenny, noi ci rivedremo. Ricordi che mi hai promesso un altro incontro? Esattamente, l'incontro della prossima volta sarà un grande evento. Il mondo intero mi seguirà. Sì, giusto, la prossima volta sarà un incontro serio, non vedo l'ora. Ah, te lo prometto, sarà molto presto. Jody, dovrà sostenere un incontro appena tornerà in patria. Pensa di farcela ugualmente. No problem, nessun problema. Il signor Theodore si è preso cura di me, riuscirà a combattere tranquillamente. Oh, mi dispiace, il nonno avrebbe dovuto venire a salutarti, Jody, ma purtroppo non è ancora arrivato. Mi dispiace molto, Jody. Tu non devi preoccuparti, ho davvero apprezzato la gentilezza di tuo nonno. Si è preso cura di me, è davvero il number one, il più grande. Jenny, ti invidio, sei proprio fortunata. Sì, lo so bene. Sarà meglio che vada ora. Arrivederci, Jenny e Charlie. Buona fortuna. Anche a te, Jody. A presto. Le faccio i migliori auguri per l'incontro. Jenny, dovresti trattare meglio il tuo ragazzo. È davvero un gentiluomo. Ragazzo? Volte devo ripetere che un uomo simile non può assolutamente essere il mio ragazzo. Cosa intende con l'espressione un uomo simile? Non essere timida, Jenny. Dovresti essere contenta, invece. Non ci si deve vergognare di essere innamorati. Ma io non sono... Signor Charlie, si prende cura di Jenny a tutto mio. Oh. Bene, Jenny, ci vediamo per il nostro incontro. Oh, Jody! Bye! Jody! Ti auguro di vincere contro la squadra sovietica e non devi perdere. Ma Mr. Moore, toglietemi le mani di dosso, voi due, maledizione. Lei non può stare qui, vada via subito. Come ha fatto a entrare? E voglio solo salutarla. Se ne vada. Sono davvero commossa, è venuto per me. Jody, vinci contro tutto il mondo. E un giorno Jenny sarà anche lei il numero uno. Vinci, Jody. La smetta, stupido vecchio. Vinci, Jody. Lo prometto, Theodore. Prometto che vincerà. Se n'è andata. Già. Spero che Jody riesca a vincere. Sono sicuro che Jody vincerà. Oh, è fantastico. Oh. Oh, sì, l'aeroporto di notte è il posto ideale per un incontro romantico. Non trova anche lei, Jenny? Potremmo cenare insieme questa sera a nome di candela e più tardi potremmo... Mi sono ricordata che devo andare a casa a studiare. Perché non vuole cenare con me? Temo che lei abbia frainteso le parole di Jody. Io non sono la sua ragazza e lei lo sa. E insomma, non capisco cosa ci sia di male nel cenare insieme. Guardi che lei mi sta davvero offendendo. Oh, accidenti, mi fanno sempre aspettare la dogana. Sono proprio stufa. Oh, Robert Clark. Ma è Jenny Moore. Betty Wing. Oh, ma guarda un po' chi si vede. La nostra compagnia ha prenotato un tavolo in questo ristorante francese. Spero che sia di vostro gradimento.
A proposito, non sapevo che Jenny e Charlie si fossero messi insieme. Non sono una bella coppia, Robert. Noi non stiamo insieme. Abbiamo semplicemente accompagnato Jody Rockwell all'aeroporto, tutto qui. Sì, è vero, io non ho dubbi. Jenny non si metterebbe mai con un giornalista che non vale niente. Non sono un giornalista che non vale niente. Se vuoi saperlo, tu vali ancora meno di me. Ecco, signori, caviale e uova di salmone. Non trovi anche tu che Charlie sia un ragazzo adorabile, Jenny? No, proprio per niente. A proposito, ho sentito dire che Theodore Moore ha preso Jody Rockwell come allieva. È vero questo? Il signor Moore prende sempre come allievi i più forti lottatori di judo. Chissà perché ha rifiutato Betty Wynn come allieva. Oh, che bella notizia! Sono molto contenta, perché così non dovrò affidarmi a quel vecchio decrepito. Il signore ha chiamato. Cosa desidera? Posso fare qualcosa per lui? Non capisco cosa c'è scritto qui. Cos'è questo piatto? Lombrichi? Ah, ma no, signore, quelli non sono lombrichi, ma squisite lumache importate dalla Francia. Poche storie, voglio mangiare qualcosa di buono e di veloce. Eh? Prima ho chiesto al tassista di accompagnarmi in un buon ristorante. Mi ha portato qui, ma non vorrei che si fosse sbagliato. Va bene, signore, se desidera faccio venire lo chef. Sì, credo che sia la miglior cosa da fare. Come vuoi. Sì, devo dire che sono molto sorpreso anch'io. A quanto pare ci sono proprio tutti. Beh, allora perché non ci raccontate com'è andato l'incontro tra Jenny e Jody Rockwell? Oh, è davvero molto semplice. Jenny è molto più forte di quell'enorme ragazza. Jenny e Jody hanno combattuto bene. All'inizio sembravano alla pari, ma poi la tecnica di Jenny ha sorpreso Jody sempre di più. Devo dire che anche lei è davvero molto forte. Infatti non l'ho battuta. Non starai dicendo sul serio, davvero tu non puoi batterla? Io al tuo posto mi vergognerei. No, niente affatto, Jenny ha interrotto l'incontro perché Jody si è fatta male, soltanto per questo. Può dire quello che vuole, non mi tocca. Rispetto a lei penso di essere diventata molto più forte nel frattempo. Sono in una forma strepitosa, che dici, Robert? Sì, puoi dirlo. Mi sembra molto orgogliosa di se stessa. È naturale che io sia orgogliosa. Ne ho tutti i diritti. Ho dimostrato la mia abilità e forza combattendo per 2 mesi contro i più forti lottatori di judo di tutto il mondo. La signorina Wing è stata battuta di nuovo. Certo che ne ha di coraggio quella. Ma che cos'è questa brodaccia? Nella palestra di Polnareff, ha detto, davvero. Ho seguito l'intero corso del signor Polnareff. Di certo sapete che raramente parla bene dei suoi allievi, ma questo sicuramente non è il mio caso. Splendida, grande, davvero eccezionale, yeah. Polnareff era molto soddisfatto. Betty è stata di gran lunga la migliore tra tutti gli allievi della sua palestra. Ho sentito parlare di Polnareff dal nonno, mi pare. Sì, è molto facile, Jenny. Il maestro Polnareff nutre una profonda stima e ammirazione per il signor Theodore Moore. Davvero? Io non immaginavo che il nonno fosse così famoso. Qui ci deve essere sotto qualcosa di strano. Ehi, ma di che cosa stanno parlando quei quattro? Se non erro, mi è sembrato di sentire pronunciare il mio nome. Ecco qui, signore, caviale e uova di salmone. Ma dov'è? Signore. Starukis in Belgio, Kim in Corea. Ma davvero, signorina, ha combattuto contro di loro? Sì, è stata incredibile. Ha atterrato Starukis in pochi minuti. Poi è stata la volta di Kim in Corea. Questo incontro è stato molto difficile, anche molto lungo. Erano entrambe in ottima forma e nessuna delle due ha avuto la meglio. Sono sicuro che né l'una né l'altra era contenta dell'incontro. Ti ho detto che se non fossi stata stanca avrei vinto in meno di 10 secondi. Kim è stata molto fortunata, davvero, ma episodi simili non si ripeteranno più in futuro. Sono diventata forte, molto forte. Non puoi fare i confronti con l'incontro allo stadio. È passato del tempo. Adesso, mia cara Jenny, non posso più considerarti la mia rivale. Bene, sono molto contenta. Ma che cosa va cianciando? Probabilmente è diventata più forte, d'accordo, ma sa bene che Jenny lo è molto più di lei. Oh, capisco. Allora perché non facciamo una prova? Per esempio adesso. Cosa ne dici, Jenny? No, non se ne parla assolutamente. Oh, scommetto che adesso hai paura di me. Ma lascia perdere! Oh. No, ma eri qui! Non dite stupidaggini, ho sentito tutto. Se volete combattere, fissate un incontro ufficiale. Oh, di cosa sta parlando? Quello è il programma di tutti i futuri incontri di Jenny. Ho già stabilito e organizzato ogni cosa. Che cosa? Accidenti, ci sono ben 10 incontri sia di basso che di altissimo livello nel giro di 3 mesi. No, io non voglio, no, non ho intenzione di sostenere quegli incontri. Se non sbaglio hai fatto una promessa, Johnny. Cosa?
Io non hai fatto la promessa a Jody, nipote degenere. Hai sostenuto soltanto uno stupido incontro non ufficiale, ma tu sai che Jody ha preso parte anche a un incontro a livello mondiale. Jody è un atleta serio, altro che te, Betty. Come puoi pensare di combattere contro di lei solamente a un livello così basso? Se vuoi mantenere la promessa fatta a Jody, dovrai partecipare a molti incontri. Così aumenterai il tuo punteggio e potrai combattere contro Jody finalmente in un incontro ufficiale. Ma nonno, io devo studiare per sostenere l'esame di ammissione. Dunque, così, ebbene, saresti pronta a rompere la promessa, non è vero, Jenny? Questa proprio non me l'aspettavo. Ah, fa un po' come credi, Jenny. Mi chiedo solo come la prenderà Jody. Immagino che sarà molto dispiaciuta. E scommetto che ci rimarrà molto male, anzi malissimo. Ci teneva così tanto a incontrarsi ancora con te. Oh. Jenny! Se Betty vuole combattere contro Jenny, farà meglio a partecipare a quegli incontri. Ce ne sono vari tipi, anche a livelli bassi. Jenny, aspetti! Jenny! Cosa hai intenzione di fare? Suo nonno Theodore ha ragione, Jenny. È proprio così. Lei non ha un punteggio abbastanza alto per combattere contro un atleta come Jody Rockwell. Se non si dà da fare, difficilmente potrà mantenere la sua promessa. So che intendeva prepararsi per l'esame di ammissione, economia e commercio, se non sbaglio. Inutile nascondere che se rispetterà quel calendario non lo passerà. Ma non è più importante la promessa? Penso che lei abbia proprio ragione. Non posso rompere la promessa che ho fatto a Jody. Non posso farlo dopo che lei è venuta dal Canada per combattere con me. È proprio sicura? Vuol dire che rinuncerà all'università e andrà invece alla scuola superiore di judo. Sosterrò anche l'esame. Sosterrò l'esame e combatterò anche contro Jody. Voglio tentare di realizzare tutto ciò che più desidero. Vuol fare entrambe le cose. Diceva di non amare lo judo e invece adesso è disposta a rischiare gli studi per combattere. Non so spiegare bene che cosa ho provato. Ma quando ho combattuto contro Jody, non so come dire. Per me è stata la prima volta, sì, la prima volta in cui mi sono divertita a combattere. Sì, è per questo. Adesso desidero davvero combattere contro Jody. Ma solo con Jody. Jenny sta cambiando. Sembra quasi impossibile. Ma Jody ha fatto sì che finalmente Jenny si rendesse conto di essere fatta per lo judo. Jody ha cambiato Jenny. Vittoria! Oh! Vittoria! Jenny Moore ha vinto ancora una volta! Questa costituisce la seconda vittoria di Jenny Moore. Questa atleta eccezionale, anche se agli esordi, sta facendo parlare di sé tutto il mondo. Ha sempre vinto con una sola mossa. È grande! Questo incontro non è stato granché, ma almeno ne ha superato uno. Andrà meglio il prossimo, che è fissato tra 5 giorni. Via, lasciatemi passare! Ben 10 incontri in 3 mesi. Se Jenny li vincerà tutti, allora sì che la gente si accorgerà di lei. Questo mio piano è veramente geniale. Devo dire che Jenny lo sta affrontando senza alcun problema. Del resto, se vuole combattere contro Jody, deve per forza superare tutti questi incontri. Se non lo facesse, sarebbe costretta a rompere la promessa con lei. Come sono furbo! Sono talmente furbo che a volte stento a crederci. Per quanto io mi sforzi, non riesco a capire perché Jenny debba partecipare a simili incontri. Sono scadenti, io non potrei mai combattere contro di lei a un così basso livello. Ne andrebbe della mia professionalità, mi capisci? Andiamo a casa, per favore, Robert. Ah, Jenny. È davvero grande, non ha avuto difficoltà. E secondo me Jenny è nata per lo judo e quella è la sua strada, non pensa anche lei? Già, è proprio quello che penso anch'io. Cosa intende dire? Io credo che la stia prendendo un po' troppo sul serio. Jenny sta anche studiando e probabilmente si trova costretta a farlo durante la notte. Dici davvero? Ha vinto senza aver dormito stanotte? Jenny non dovrebbe stancarsi in questo modo. Possibile che non si renda conto di quanto è importante dormire. Si ammalerà se continua così. Me lo sento. Sicuramente si ammalerà.
E con questo sono 33. Cosa? Ho detto che da quando sei qui hai sbadigliato per 33 volte. È perché nessun ragazzo si interessa a te. So che deve studiare per l'esame di ammissione, ma ricordati che non dormire nuoce la bellezza. Ehi, ragazze, mi è venuta un'idea. Perché non usciamo tutti insieme domani? Potremmo andare a mangiare in un buon ristorante francese. E tu, Jenny, potresti venire con noi. Domani c'è un incontro molto importante. Oh, mi dispiace, ma domani non posso. Hai un appuntamento. Come? Hai un appuntamento con il signor Robert? Ma no, che sciocchezza. Jenny. Oh, ciao, Nick. Brava, Jenny. Continui a mietere un successo dopo l'altro. Ti faccio i miei complimenti. Sei davvero grandissima. Ti ringrazio. Non sapevo che tu stessi ancora praticando lo judo. Invece sì. Domani hai un incontro molto importante. Buona fortuna. Ma allora non è vero che hai un appuntamento? Meglio così, come? Sono molto contento che tu abbia cominciato a praticare lo judo seriamente, Jenny. Cosa? Jenny, devo ringraziarti perché sono molto soddisfatto della mia vita e sei stata proprio tu ad insegnarmi a dare il meglio di me stesso in ogni momento. Scusa, ma non capisco, Nick. Allora, devi sapere che ho cominciato a praticare lo judo perché aspiravo a te. E vedi che, dico, se riuscirò ad entrare all'università come te, allora io forse potrei anche dirti, forse... Sì, che cosa? Oh, beh, no, non importa, Jenny, non importa. Arrivederci. La 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 la, tra la 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 la. Forza, forza, Jenny! Adesso dai, atterralo! Mamma, torna indietro, presto, voglio vederla di nuovo. Va bene. Beh, non mi stanco mai di guardarla. A dire il vero, faccio ancora molta fatica a crederci. Già, anch'io. È proprio vero, davvero. La conosciamo sin da quando era bambina e mai poi mai avrei immaginato che sarebbe apparsa addirittura in televisione. Vecchia volpe, che uomo è riuscito a tenercelo sempre nascosto. E comunque sappiate che questo incontro rappresenta soltanto l'inizio. Vogliamo vincere la medaglia d'oro alle prossime Olimpiadi. Ha detto la medaglia d'oro? Oh, la medaglia d'oro sarebbe fantastico se Jenny riuscisse a conquistarla. Questo sarebbe meraviglioso. La realizzazione di un sogno stupendo. Incredibile, potrebbe diventare la numero uno, vincere la medaglia d'oro. Bene, vorrà dire che faremo una festa per la vittoria di Jenny e ciò accadrà molto presto. Oh, non mancherai per niente al mondo, ci divertiremo come dei pazzi. E allora sappiate che a me piacciono molto i biscotti, le focaccine e tutti i liquori. Io sto veramente mettendocela tutta, Jody. E tu, Jody, stai impegnandoti come me per riuscire a battermi. Oh, Robert. Sono davvero splendente, come tu dici, quando sto combattendo in un incontro. Dimmelo ancora, Robert. Insomma, Jenny, non vorrai studiare tutta la notte. Perché non vai a dormire? Anche domani dovrai sostenere un incontro difficile. Il solito maldestro di Charlie. Jenny vincerà il premio nazionale d'onore. Lo vincerà! Viva Jenny! Ed ora sta per cominciare un nuovo incontro di Jenny Moore. Devo avere bevuto troppo ieri. Inchinatevi! Via! Attenta! Vittoria! Stavo per perdere, devo stare attenta. È grande, è grandissima! Jenny è la migliore! In qualche modo è riuscita a vincere il secondo incontro. Però sento che c'è qualcosa che non va. Come previsto, Jenny Moore ha vinto la coppa.
Ci chiediamo quante altre volte riuscirà a conquistarla. Che grande atleta, Jenny Moore. Chissà per quanto tempo ancora sentiremo parlare di lei e delle sue vittorie. Cosa? Ho spento la televisione perché mi sembra che ti piaccia molto più di quanto ti piaccio io. Questo non è affatto carino da parte tua. Sono molto offesa. No, no, non è vero. Ma cosa dici? Dovresti sapere che mi interessi solamente tu, Samantha. Davvero? Davvero, davvero. Sono felice di sentirtelo dire. Che cosa succede, Jenny? Mi sembra che ci sia qualcosa che non va rispetto al solito. Non riesco a capire cosa ti è successo. Jenny! Jenny, che cosa è successo durante l'incontro? Che intende dire? Sembrava che avesse perso tutta la forza. Ma no, che dice? Non è vero. Lei non può fare affidamento sulla sua abilità se non chiude mai occhio, Jenny. E poi non ha pensato che così potrebbe farsi anche male. Sono sicuro che si farà del male. Non si preoccupi per me. Non dovrebbe preoccuparsi per me, ma per lei, che mi sembra stanco e affaticato, signor Charlie. Guardi che ha delle occhiaie terribili. Sa com'è, sono un tipo che piace molto alle ragazze. Comunque, Jenny, dorma. Mi saluti tanto le sue ragazze, signor Charlie. È ora di cominciare a studiare. なんじゃ今日の試合は。そんなふぬけたありさまで女帝との試合ができるとでも思っとんのか。でもおじいちゃん、でももかしこもない。試合中に居眠りなんぞしよってからに、どうせまた受験勉強なんぞしとったんじゃろうが。だってだってもあさってもない。今後受験勉強はまかりならん。ちょっとちょっともひょっとこもない。あのね、あのねも朝ねも昼ねもない。次回やわら、やわらの家庭教師は恋の達人ビンとわしの対応達しをお見舞いするぞ。Stand by.